Scrub is a guy that thinks he's fine. This also known as a buster. Always taking my word. Siamo con Edoardo Leo e vogliamo innanzitutto chiedergli. Sappiamo che c'è un progetto da te realizzato che verrà proiettato al festival, ma è in concorso? No, è io sono nella sezione piloti perché ho scritto, diretto e interpretato insieme a un cast nutrito e importante, perché c'è Carlotta Natoli, Marco Bonini, Primo Reggiani, Eugenia Costantini, Cristina Moglia, Ettore Bassi, cast importante. Abbiamo fatto questa puntata di questa sitcom e l'abbiamo presentata e abbiamo avuto un'accoglienza ottima qua a Roma Fiction Fest. Ci hanno messo addirittura due proiezioni, una pomeridiana e una serale, in cui si farà una bella festa insomma al nostro onore, e siamo molto contenti perché la fiction tocca un tema insomma un po' pruriginoso quantomeno, per cui ci fa piacere. Ecco, ce ne vuoi parlare un po' più nello specifico, puoi? Sì, come no. Diciamo che noi tocchiamo un tabù, secondo noi, poco toccato dalle fiction, anche per altri motivi, che è la vita sessuale delle coppie sposate. Nel senso, si parla spesso di sesso, ma sempre dei single. Nel nostro caso ci siamo chiesti che succede tra le lenzuola dopo 10 anni di matrimonio, quando c'hai figli, cioè come cambia la vita sessuale dopo un po' di anni che stai con uno. E quindi questa è la storia di 4 coppie sposate da tanto tempo, che si confrontano sui problemi, sui disastri che hanno a letto, e lo fanno visti e raccontati da due ragazzini di 18 anni che ci guardano, ci osservano, ci commentano e si chiedono: ma non è che diventiamo come questi qua? Ed è una cosa che mi ha fatto debuttare alla regia, per cui sono molto, molto orgoglioso insomma di esserci. Come ti sei avvicinata alla regia da attore? Ma in realtà io ho cominciato a fare questo lavoro ormai 14 anni fa, pensando sempre che prima o poi sarei passato a fare regista. Ho cominciato facendo dei videoclip e poi sto preparando il mio primo film, il mio primo lungo. Però nel frattempo è venuta fuori l'occasione, abbiamo scritto questa cosa, io poi a un certo punto ho deciso di farne anche la regia, con l'approvazione da parte degli attori che volevano un collega in questo caso come regista, ed è una cosa che insomma, se me ne danno continuano a darmi la possibilità, è una cosa che continuerò a fare parallelamente al mio lavoro d'attore, perché credo che poi a un certo punto a 36 anni c'è l'esigenza di evolversi, di cambiare, di sperimentarsi. Allora noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo.